un looping perfetto. Lo Yaksi 52 è un aereo di molto grande, progettato in Russia dalla Yakovlev Bureau. La produzione dell'aereo si è avviata nel 1969 a Bacau, in Romania, dalla Aerostar. Morto cubano, ora io userò delle terminologie specifiche per la Soyuz 52. È stato spiegato in tutta l'Unione Sovietica come addestratore d'occhio e pieno di carburante. Questi allusioni fanno sì che l'aereo possa virare. Dispone di due serbatoi posti all'interno delle ali e la capacità di 61 litri ognuno di atterrare. Vedete, si volta molto bravo, capiate molto tutto quanto vi passerà. Sottoposto a una forza di 7G, il suo peso virtuale diventa 7x7, 49, 4.900 kg, cioè la struttura del velivolo è progettata per sopportare agevolmente tutte queste sollecitazioni. Poi viene il pilota, direte voi, relazione 8x7, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. Teoricamente pesa 560 kg, alla faccia dello niente. Per chi ha provato la fotografia, una volta in accelerazione, è difficile addirittura alzare un braccio. Accelerazioni positive, ma negative, cioè accelerazioni pieni testa. Il pilota sul bruscotto per proseguire nel programma dispone di una cartina in cui con dei segni convenzionali sta facendo adesso Fischer, famoso colpo di piede quasi incontrollabile, pensate voi, negativo, il pilota ha nelle mani il velivolo, mano destra sulla croce, mano sinistra. Anche i piedi che portano sulla pedaliera sono fermati da due apposite cinghie. Qualcuno dirà, ma questo pilota non è capace di andare dritto? Mezzo pullino. Rovescio. In perdita di velocità sul muso, riacquista velocità. Amalgamata nel crogiolo di un comune e sconfinata passione per quel volo da adrenalina fatto a bordo di aeroplani che sanno di ferro. Il velivolo lo conoscete già, è lo Yak 52. Vedete, vola monotono. Ecco, siamo all'incrocio. Mezzo 8 cubano in coppia, distanza l'uno dall'altro 300 metri, è il croce. Ecco il volo vecchio, guardate un po'.
velivolo sopra al rovescio, sotto dritto. Bravissimo. Tornò a bastone, perfetto, bravissimi, bellissimi. Tornò a bote, lavorato perfettamente, veramente bellissimo. Molto, molto bravo. Voglio ricordare perché non è...